Ma il motivo parte da lontano, da lontanissimo. Io ero amico di Pasolini e mi sono occupato di Pasolini dopo la sua morte, scrivendo, per esempio, la memoria di parte civile del primo processo a Pino Veloso. E in realtà, sapendo che le cose non sono andate minimamente come ci è sempre stato raccontato, per me è sempre stato un tarlo. Poi a un certo punto è arrivato un regista americano che voleva che scrivessi un film su Pasolini, il regista Abel Ferrara. Il film purtroppo l'ha anche fatto e si intitola Pasolini. E litigando con Abel Ferrara, che mi diceva cose tipo Pasolini era un uomo ricco che comprava corpi, gli dissi che se voleva venire in Italia a fare un film su un uomo ricco che comprava corpi, tanto valeva che facesse un film su Berlusconi. E da quel momento in poi mi è rimasto questo tarlo sempre più violento in testa e mi sono detto che dovevo fare questo film. Film che ho fatto grazie al coraggio di una produttrice incredibile al suo esordio che si chiama Marina Marzotto.